Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 31 maggio 1926. Differenza tra chi vive nel voler divino e chi è rassegnato e sottoposto. La prima è sole, l'altra è terra che vive agli effetti della luce. La luce del divin volere continua a involgermi e la mia piccola intelligenza, mentre nuota nel mare immenso di questa luce, appena può prendere qualche goccia di luce e qualche piccola fiammella delle tante verità e conoscenze e felicità che contiene questo mare interminabile dell'eterno volere. E molte volte non trovo i vocaboli adatti per mettere su carta quel poco di luce. Dico poco in confronto a quel tanto che lascio, perché la mia piccola e povera intelligenza prende per quanto basta a riempirmi, il resto debbo lasciarlo. Succede come una persona che si tuffa nel mare. Lei resta tutta bagnata, l'acqua le scorre dappertutto, forse fin nelle viscere. Ma uscendo dal mare, che cosa porta con sé di tutta l'acqua del mare? Pochissimo, e quasi nulla, a confronto dell'acqua che vi rimane nel mare. E con l'essere stata nel mare, può dire forse quest'acqua quante specie di pesci e quantità ci sono nel mare? Certo che no.
però saprà dire quel poco che ha visto del mare. Tale è la povera anima mia. Onde il mio dolce Gesù, mentre mi trovavo in questa luce, è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto: figlia mia, questa è l'unità della luce della mia volontà, e affinché tu la ami sempre di più e ti confermi maggiormente in essa, voglio farti conoscere la gran differenza che c'è tra chi vive nel mio volere, nell'unità di questa luce, e tra chi si rassegna e si sottopone alla mia volontà. E per farti ben comprendere, ti darò nel sole che sta nell'orizzonte una similitudine. Il sole, stando nella volta dei cieli, spande i suoi raggi sulla superficie della terra. Guarda, tra terra e sole c'è una specie d'accordo. Il sole nel toccare la terra e la terra nel ricevere la luce e il tocco del sole. Ora la terra, col ricevere il tocco della luce, sottoponendosi al sole, riceve gli effetti che contiene la luce, e questi effetti trasmutano la faccia della terra, la fanno rinverdire, la fioriscono, si sviluppano le piante, maturano i frutti e tante altre meraviglie che si vedono sulla faccia della terra, prodotte sempre dagli effetti che contiene la luce solare. Ma il sole, col dare i suoi effetti, non dà la sua luce, anzi, geloso ne conserva la sua unità, e gli effetti non sono duraturi, e perciò si vede la povera terra, ora tutta fiorita, ora tutta spogliata. Quasi ad ogni stagione si cambia, subisce continue mutazioni. Se il sole desse alla terra effetti e luce, la terra si cambierebbe in sole, e non avrebbe più bisogno di mendicare gli effetti, perché contenendo in sé la luce, diverrebbe padrona della sorgente degli effetti che il sole contiene. Ora, tale è l'anima che si rassegna e si sottopone alla mia volontà. Vive degli effetti che ci sono in essa, ma non possedendo la luce non possiede la sorgente degli effetti che nel sole dell'eterno volere ci sono, e perciò si vedono queste anime quasi come terra, ora ricche di virtù, ora povere. Si mutano ad ogni circostanza, molto più che non sono sempre rassegnate e sottoposte alla mia volontà. Sarebbero come terra che non si vorrebbe far toccare dalla luce del sole, perché se riceve gli effetti è perché si fa toccare dalla sua luce, altrimenti resterebbe squallida, senza produrre un filo d'erba. Tale restò Adamo dopo il peccato. Lui perdette l'unità della luce, e quindi la sorgente dei beni ed effetti che il sole della mia volontà contiene. Non sentiva più in se stesso la pienezza del sole divino. Non scorgeva più in lui quell'unità della luce che il suo creatore gli aveva fissato nel fondo dell'anima sua, che comunicandole la sua somiglianza faceva di lui una sua copia fedele. Prima di peccare, possedendo la sorgente dell'unità della luce col suo creatore, ogni suo piccolo atto era raggio di luce, che invadendo la creazione tutta, andava ad affissarsi nel centro del suo creatore, portandogli l'amore ed il contraccambio di tutto ciò che era stato fatto per lui in tutta la creazione. Era lui che armonizzava tutto e formava la nota d'accordo tra il cielo e la terra, ma come si sottrasse dalla mia volontà, non più i suoi atti come raggi invadevano cielo e terra, ma si restrinsero quasi come piante e fiori nel piccolo circuito del suo terreno, sicché perdendo l'armonia con tutta la creazione, diventò la nota scordante di tutto il creato. O come scese nel basso e pianse amaramente l'unità della luce perduta, che levandolo sopra tutte le cose create, faceva di Adamo il piccolo dio della terra. Ora, figlia mia, da quello che ti ho detto, puoi comprendere che il vivere nella mia volontà è possedere la sorgente dell'unità della luce della mia volontà, con tutta la pienezza degli effetti che in essa ci sono, sicché sorge in ogni suo atto la luce, l'amore, l'adorazione, che costituendosi atto per ogni atto, amore per ogni amore, come luce solare invade tutto, armonizza tutto, accentra tutto in sé, e come fulgido raggio porta al suo creatore il contraccambio di tutto ciò che ha fatto per tutte le creature e la vera nota di accordo tra il cielo e la terra.
Quale differenza tra chi possiede la sorgente dei beni che contiene il sole della mia volontà e tra chi vive degli effetti di essa? Ci sarebbe la differenza che c'è tra il sole e la terra. Il sole possiede sempre la pienezza della luce e degli effetti, è sempre sfolgorante e maestoso nella volta dei cieli. Ne ha bisogno della terra e mentre tocca tutto, esso è intangibile, non si fa toccare da nessuno. E se qualcuno ardisse anche di fissarlo, con la sua luce lo eclissa, lo acceca, la terra. Invece la terra ha bisogno di tutto, si fa toccare, spogliare, e se non fosse per la luce del sole e dei suoi effetti, sarebbe una tetra prigione piena di squallida miseria. Perciò non c'è paragone che regga tra chi vive nella mia volontà e tra chi si sottopone ad essa. Sicché l'unità della luce la possedeva Adamo prima di peccare e non potette più recuperarla, stando in vita. Di lui successe come terra che gira intorno al sole, che non essendo fissa, mentre gira si oppone al sole e forma la notte. Ora, per renderlo di nuovo fermo e poter così sostenere l'unità di questa luce, ci voleva un riparatore, e questo doveva essere superiore a lui, ci voleva una forza divina per raddrizzarlo. Ecco la necessità della redenzione. L'unità di questa luce la possedeva la mia celeste mamma, e perciò più che sole può dare luce a tutti. E perciò tra lei e la Maestà Suprema non ci fu mai notte, né ombra alcuna, ma sempre pieno giorno. E perciò in ogni istante quest'unità della luce del mio volere faceva scorrere in lei tutta la vita divina, che le portava mari di luce, di gioie, di felicità, di cognizioni divine, mari di bellezza, di gloria, d'amore. E lei come in trionfo portava al suo creatore tutti questi mari come suoi, per attestarle il suo amore, la sua adorazione, per farlo invaghire della sua bellezza. E la divinità faceva scorrere altri nuovi mari più belli. Lei possedeva tanto amore, che come con naturale poteva amare tutti, amare per tutti, adorare e supplire per tutti. I suoi piccoli atti, fatti nell'unità di questa luce, erano superiori ai più grandi atti e a tutti gli atti di tutte le creature messe insieme. Perciò si possono chiamare i sacrifici, le opere, l'amore di tutte le altre creature, piccole fiammelle di fronte al sole, goccioline d'acqua di fronte al mare, al confronto degli atti della sovrana regina. E perciò lei, in virtù dell'unità di questa luce del supremo volere, trionfò di tutto e vinse il suo stesso creatore e lo fece prigioniero nel suo materno seno. Ah, solo l'unità di questa luce del mio volere, che possedeva colei che imperava su tutto, poté formare questo prodigio non mai successo e che le somministrava gli atti degni di questo prigioniero divino. Adamo, col perdere quest'unità della luce, si capovolse e formò la notte, le debolezze, le passioni, per sé e per tutte le generazioni. Questa Vergine eccelsa col non fare mai la sua volontà, stette sempre dritta e di rimpetto al sole eterno, e perciò per lei fu sempre giorno, e fece spuntare il giorno del sole di giustizia per tutte le generazioni. Se questa Vergine Regina non avesse fatto altro che conservare nel fondo dell'anima sua immacolata l'unità della luce dell'eterno volere, sarebbe bastato per ridarci la gloria di tutti, gli atti di tutti e il contraccambio dell'amore di tutta la creazione. La divinità, per il mezzo suo, in virtù della mia volontà, si sentì ritornare le gioie e la felicità che aveva stabilito di ricevere per mezzo della creazione. Perciò lei si può chiamare la regina, la madre, la fondatrice, la base e specchio della mia volontà, in cui tutti possono rimirarsi per ricevere da lei la vita di essa. Dopo ciò io mi sentivo come inzuppata di questa luce e comprendevo il gran prodigio del vivere nell'unità di questa luce del volere supremo. Ed il mio dolce Gesù, ritornando, ha soggiunto: figlia mia, Adamo nello stato di innocenza e la mia mamma celeste possedevano l'unità della luce della mia volontà, non in virtù propria, ma per virtù comunicata da Dio. Invece la mia umanità la possedeva per virtù propria, perché in essa non solo c'era l'unità della luce del supremo volere, ma c'era il Verbo eterno. E siccome io sono inseparabile dal Padre e dallo Spirito Santo, successe la vera e perfetta bilocazione, che mentre rimasi in cielo, scesi nel seno della mia mamma,
Ed essendo il Padre e lo Spirito Santo inseparabili da me, anche loro vi scesero insieme e nel medesimo tempo restarono nelle altezze dei cieli. Ora, mentre Gesù ciò diceva, a me è venuto il dubbio se le tre divine persone avevano sofferto tutte e tre, oppure il solo Verbo. E Gesù ha ripreso col dirmi: figlia mia, il Padre e lo Spirito Santo, perché inseparabili da me, scesero insieme con me, ed io restai con loro nei cieli. Ma il compito di soddisfare, di patire e di redimere l'uomo fu preso da me. Io, figlio del Padre, presi la parte di rappacificare Dio con l'uomo. La nostra divinità era intangibile, di poter patire la minima pena. Fu la mia umanità che, unita con le tre divine persone in modo inseparabile, dandosi in balia della divinità, pativa pene inaudite, soddisfaceva in modo divino. E siccome la mia umanità non solo possedeva la pienezza della mia volontà come virtù propria, ma lo stesso Verbo, e per conseguenza dell'inseparabilità il Padre e lo Spirito Santo, perciò superò in modo più perfetto tanto Adamo innocente, quanto la stessa mamma mia, perché in loro era grazia, in me era natura. Loro dovevano attingere da Dio la luce, la grazia, la potenza, la bellezza, in me c'era la fonte da cui sorgeva luce, bellezza, grazia, eccetera. Sicché era tanta la differenza in me, che era natura, e nella stessa mamma mia che era grazia, che lei restava eclissata innanzi alla mia umanità. Perciò, figlia mia, sii attenta. Il tuo Gesù tiene la fonte che sorge e tiene sempre da darti, e tu sempre da prendere. Per quanto ti possa dire sulla mia volontà, tengo sempre da dirti. E non basterà né la corta vita dell'esilio, ma neppure tutta l'eternità, a farti conoscere la lunga storia della mia suprema volontà e a numerarti i grandi prodigi che ci sono in essa. Bene, questo splendido brano capita per una felice Dio incidenza nel giorno della festa liturgica della Natività della Beatissima Vergine Maria. Ecco, se fossi andato a cercare un brano mariano per questo giorno, forse non ne avrei trovato uno così adatto e così bello, perché tutto il meraviglioso discorso che Gesù fa sull'unità della luce della divina volontà, che è in continuità con il brano precedente a questo, oggetto anche della meditazione precedente, quello del 27 maggio, sempre del 1926, quindi prosegue, diciamo, ulteriormente la presentazione di questo straordinario, adorabile mistero, l'unità della luce del volere supremo, continuando a parlarne. Ma Gesù spiega: guarda che per quanto ti posso dire della mia volontà, tengo sempre da dirti, e non ti basterà né a te né a nessuno la corta vita dell'esilio. Quindi se spendessimo tutta la vita, d'accordo, tutti i giorni a meditare, io a questo proposito ce l'avrei, insomma, no? Sui testi del Libro di Cielo, ma non avremmo conosciuto neanche, diciamo, forse lo 0, qualche centinaio di migliaio di zeri, 1% del mistero del divin volere. Questo sia chiaro. Gesù dice: non ti basterà neanche tutta l'eternità per farti conoscere la lunga storia della mia suprema volontà e annumerarti i prodigi che ci sono in essa. Quindi queste espressioni di Gesù devono aiutarci a piano piano a farci prendere coscienza di che cos'è ciò dinanzi a cui ci troviamo, che purtroppo la nostra debole natura misera, i testi della Bibbia dicono incapaci addirittura di comprendere la giustizia e le leggi, la nostra misera natura non può perfettamente sondare, anzi rimane sempre molto al di qua delle moltissime cose che Gesù ci dice, ci spiega. Sicuramente questo vale per me, ma mi permetto, insomma, di avere forse la presunzione di dire che vale per tutti. Ne capiamo, ne assimiliamo, ne,
ne apprezziamo molto, molto poco. Perché cosa enormemente più grande di noi. Cioè soltanto sentire la parola divina volontà, divino volere, Fiat Supremo, piano piano, no? Dovrebbe semplicemente lasciarci a bocca aperta, lasciarci pieni di ammirazione, di adorazione, di lode, di gloria. Qui oggi abbiamo due nuovi esempi stupendi. Uno complimenti a Luisa che l'ha fatto bellissimo, no? Che cos'è vivere nella divina volontà? Un bel bagno in mare. Se tu ti vai a fare il bagno in mare, se ti tuffi, tu sei completamente sommerso nel mare. Se nuoti, quelle bellissime esperienze, quell'essere accarezzato della nostra pelle dall'acqua del mare, quel solcarlo, con i movimenti che fa il nostro corpo quando nuotiamo, no? Tante cose bellissime, quella magnifica sensazione che si prova per chi è capace a farlo, no? Quando si fa il cosiddetto morto a galla, quindi che si sta veramente cullati dalle braccia del mare. Però quando esci, dice, e che succede? Mica te lo porti dietro il mare. Oppure tu sei tutto bagnato, ti sei completamente immerso, quindi sei la tua pelle, come dire, è impregnata di sale marino, lo sappiamo, no? È tutto rimasto come prima. E se tu stessi tutta la vita a buttarti a mare, d'accordo? Tutti i santi giorni, la stessa cosa sarebbe. Quindi è un'immagine stupenda questa qui, a mio avviso, no? Così come quell'altra un po' più elevata che usa Gesù, no? La differenza, per spiegare la differenza immensa tra chi vive nella divina volontà e chi si rassegna, e tra l'altro si rassegna, spiega Gesù, a volte anche torto collo, no? Quelli che dicono, vabbè, è capitata sta cosa, Dio vuole questo, pazienza, però se dipendesse da me, me ne farei volentieri a meno, no? Questa era l'assegnazione un po' forzata, per carità, meglio questo del rifiuto della divina volontà o dell'uscire, o peggio ancora di ribellarsi, no? Però, ecco, quando si fanno queste cose, cioè è come la terra illuminata dal sole, cioè l'illuminazione della terra dal sole è un ricevere i suoi effetti e poi, come sappiamo, la terra gira, per cui adesso, mentre si fa questa meditazione, nel momento in cui viene fatta, no? Poi non certo in tutte le circostanze in cui verrà probabilmente ascoltata in differita, adesso è mattina. Ma tra 12 ore sarà sera, perché è inevitabile che la Terra giri su se stessa, sul suo moto, e quindi a un certo punto arrivi la notte. Quindi ecco perché Gesù dice, no? Dice, queste anime ora ricche di virtù e ora povere, mutano ad ogni circostanza, ecco. E addirittura non sono sempre rassegnate e sottoposte alla mia volontà, le volte fanno molta fatica, delle volte pure. Insomma, stanno lì per fare qualche gesto, diciamo così, di ribellione o addirittura proprio di uscirne proprio. Ecco, e spiega anche, e questo noi, questa è un'altra cosa che penso non ce ne possiamo rendere conto, no? Che esattamente il passaggio da questa enormemente diversa situazione fu quello che caratterizzò la vita di Adamo. E attenzione, lui lo sentiva. Questo io credo, adesso non lo so, perché non ne ho la conoscenza, no? Lui sentiva dentro di sé questa sorgente dell'unità di luce col suo creatore, ci spiega il Signore. E quando ha fatto il peccato originale, non è soltanto un problema spirituale, no? Dice, vabbè, adesso i miei atti non sono più atti divini, non porto più tutta la creazione indietro al creatore, vabbè, ma è una cosa spirituale, io non mi accorgo di niente, per noi è così, ma per lui no. Lui se ne accorgeva di questo. E quindi pianse amaramente, dice Gesù, l'unità della luce perduta. Pensiamo ogni suo piccolo atto era raggio di luce, no? Questo poi Gesù spiega, Adamo l'ha perso, l'abbiamo ripreso io e la Madonna, anche se a titolo completamente diverso, no? Qui spazio un pochino senza seguire troppo un ordine perché i temi di questo brano sono davvero enormi, no?
c'è la divina volontà. Qui Gesù fa una lezione di teologia, perché Luisa, senza saperlo chiaramente, no? Facendo quella domanda, ma avete patito, hai patito solo tu oppure tutte e tre le persone divine, ha fatto una domanda che coinvolge un'antica eresia, no? Del patripassianesimo, no? I patripassiani, quelli che dicevano che in croce ha sofferto anche il padre, e invece Gesù ci ha spiegato non è così. Le operazioni della Santissima Trinità sono indivisibili, quindi io sono sceso e loro sono venuti con me, d'accordo? Ma tutti e tre siamo rimasti inseparabili in cielo. Però il compito della redenzione è stato assunto dalla seconda persona della Santissima Trinità, che è stata l'autrice della unione ipostatica. Quindi è chiaramente un'operazione in cui hanno cooperato tutte e tre le persone divine, ma chi, il soggetto che concretamente dei tre ha assunto natura umana è il Verbo, è il Figlio, e quindi è il Figlio che è il Redentore, che ha sofferto. E ha sofferto solo il Figlio, non anche il Padre e lo Spirito Santo, non nel modo certamente con cui ha sofferto la Santissima Umanità di nostro Signore Gesù Cristo, no? Quindi non credo che Luisa Piccarreta fosse in grado di arrivare a queste nozioni, insomma, che anche studenti di teologia, anche di elevato livello, insomma, possono cadere su queste cose, no? Quindi immagino, insomma, che una persona con la prima elementare non potesse penetrare. Infatti la domanda che fa, gliela fa perché appunto non aveva capito, non si rendeva conto di questi grandi misteri, che anche a conoscerli, perché insomma Gesù ce li ha enunciati correttamente, io gli ho fatto una glossa corretta dal punto di vista teologico, certamente, perché conosco questo argomento, insomma, quindi sarei un bugiardo se dicessi il contrario. Però, nonostante questo, non è che anche qui si può capire proprio bene, eh? Quindi, cioè, si incarna solo il Verbo, però tutte e tre le persone divine sono coinvolte, soffre solo il Verbo, però sono inseparabili. Il Verbo è tutto in terra, però rimane nel cielo. Certamente la bilocazione è un fatto possibile, però quindi sono sempre tutti, come tutte quante le cose che riguardano l'Altissimo, no? Noi abbiamo delle conoscenze vere, reali e certe, ma mai una comprensione perfettissima, ecco. Come la luce del sole a mezzogiorno. Questo ce l'avremo in paradiso, insomma. Quindi qui la fede ci dà una conoscenza vera, ma come insegna la Chiesa, una conoscenza vera ma oscura. Quindi tu vedi i contorni ben definiti di certe cose, certamente, e però non ne comprendiamo tutta la profondità, tutta quanta la particolarità, tutta quanta ogni singolo dettaglio perfettamente. Ecco, quindi questo è anche cosa che dobbiamo sempre ricordare, no? E quindi Gesù fa un riferimento a questa tragedia di Adamo. Non potete più recuperarla questa luce stando in vita. E come per Adamo, così è stato per generazioni, e così è per la maggioranza delle persone che campano adesso sul pianeta Terra. Ecco, noi sappiamo che da dopo Luisa Piccarreta la grande novità è che è aperto il cammino, è percorribile il cammino per recuperare questa unità della luce. Ecco, poi Gesù fa l'apologia della Madonna, con cui è bene, ecco, concludere, specialmente oggi che è la sua festa, questa meditazione, no? Quindi fissando lo sguardo, ecco, su questo, potremmo chiamarlo sole creato, ecco, che è la Madonna, no? La Madonna generalmente è invocata con la stessa immagine, diciamo, astronomica, se mi si passa, che si applica alla Chiesa, no? Che è quella della Luna, perché è di colore bianco, ma appunto sappiamo che la luna è illuminata dal sole, quindi non brilla di luce propria, ma brilla di luce riflessa. E qui Gesù, dopo aver cantato evidentemente le lodi, aver fatto il panegirico, l'apologia di sua madre, subito dopo specifica: attenzione, tutto quello che ho detto è vero, ma ricordiamo che in Maria tutto questo è per grazia, in me era per natura, per cui c'era un abisso tra me e lei, cioè lei dinanzi alla mia santissima umanità restava eclissata. Così, ecco, vediamo, comprendiamo sempre attenzione quando, cioè, perché a volte come dire, per salvaguardare il primato di Gesù, qualcuno ritiene che sia bene diminuire Maria. Questa non è la via corretta.
La Madonna va esaltata, ma va esaltata e collocata però nel suo giusto, nella sua giusta dimensione nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi ci sta un abisso. Ecco. E San Luigi Maria Monforte diceva che ha trattato insomma la grandezza straordinaria di Maria Santissima, ma diceva al tempo stesso nel Trattato della Vera Devozione che dinanzi alla divinità, dinanzi allo stesso verbo, la Madonna era meno che un atomo di fronte a tutto quanto l'universo, ed è così, eh? Eppure nella copia perfetta, era piena di grazia, ha rapito il cuore di Dio, era bellissima, aveva l'unità della luce divina, ha riparato per tutti, ha amato per tutti, ha fatto tutto, però tra lei e il verbo c'è un abisso, no? C'è veramente un abisso che chiama l'abisso, come dicono le sacre scritture, e a sua volta tra tutte le creature create, la Madonna resta un altro abisso, perché lei è più grande di tutte le cose create e messe insieme. Quindi Gesù ha detto questa bellissima espressione, no? Dice, gli atti di tutte le creature, i più grandi, i sacrifici, le opere, l'amore, pensiamo al sangue versato dai martiri, alle certe penitenze che hanno fatto certi santi, insomma, che se uno li legge, gli viene un colpo, gli viene, no? Le penitenze impressionanti di Santa Veronica Giuliani, le mortificazioni veramente eroiche di una Santa Margherita Maria la Cocca, che ne ha fatto di tutto, insomma, per il Signore, no? Ma di un San Pietro d'Alcantara, cioè, ma lo stesso Sant'Alfonso Maria dei Liguori, insomma, fece insomma, delle cose veramente eroiche, anche da vescovo, insomma, facendo dei gesti, insomma, che mi immagino se fosse vescovo oggi e avesse fatto quelle stesse cose che fece a suo tempo, alcune erano anche, insomma, esternamente percepibili, l'avrebbero preso per matto, purtroppo, insomma, no? Quindi, ma questi sono soltanto alcuni esempi, ma se uno legge il Martirologio, cioè alcuni nostri fratelli e padri, sorelle e madri nella fede, hanno fatto delle fini veramente allucinanti, proprio tra dolori, tra strazi inenarrabili, proprio la cattiveria umana fomentata dall'ira satanica, cioè ha scritto delle sceneggiature, io lo dico sempre, insomma, che se qualcuno volesse fare qualche film dell'orrore e cioè, prendesse l'ispirazione, basta che si legge il Martirologio, cioè le torture che si sono inventati per massacrare i cristiani, cioè ci voleva veramente la fantasia illuminata dal diavolo proprio. Ecco. Eppure tutto questo, dice Gesù, sono gocce d'acqua di fronte al mare. Cioè, torniamo, immaginiamo le gocce d'acqua di fronte al mare, no? Dice, ma come? Gocce d'acqua di fronte al mare in confronto agli atti della sovrana regina. E questo perché? Per la presenza della divina volontà in lei, per l'unità della luce che lei possedeva. Per lei non ci fu mai notte, neanche un istante c'è stata notte. Notte non è mai venuta per lei. Sempre pieno giorno. E in ogni istante, in ogni minimo atto, c'è cioè un respiro della Madonna, c'è cioè un processo di ispirazione ed espirazione. Vale a più di un martirio. Non bisogna stupirsi quando si dicono queste cose. Cioè, non le sta dicendo un povero prete, insomma, no? È famoso l'esempio di San Luigi Maria Monforte. Tante volte è stato citato che un punto d'ago dato dalla Madonna aveva più valore agli occhi di Dio del martirio di San Lorenzo. Cioè, il martirio di San Lorenzo è una cosa atroce se uno lo va a vedere nel martirologio, insomma. Dice, ma com'è possibile? Un punto d'ago, cioè una donna che prende un ago con un filo e fa un giro, quindi mette st'ago dentro la stoffa e tira il filo, quello è un punto d'ago. Ma dico, ma stiamo scherzando di fronte al martirio di San Lorenzo? Eh sì, non stiamo scherzando. Perché il principio del valore di un atto non sta nell'atto in se stesso, ma sta appunto nel principio che lo anima e nel fine per cui si compie. La Madonna, tutti gli atti che faceva erano atti tutti quanti divini, ininterrottamente. Cioè, quando uno sta nella divina volontà, quando uno ci vive, anche gli atti inconsapevoli, Gesù ne parla, no? Cioè, appunto il respiro è un atto divino ed è un atto che merita. Ma come? Meritano soltanto gli atti umani? Sì, quando c'è di mezzo la volontà umana è così, ma quando ci sta di mezzo la volontà divina, cioè, d'accordo? Che cosa vogliamo pensare? Cioè, pensiamo per esempio un passo compiuto dal figlio di Dio, da Gesù. Magari si potesse vedere un passo compiuto da Gesù, era qualcosa di meraviglioso. D'accordo. Eppure era un passo, era semplicemente il muoversi di un arto comandato dal suo cervello, insomma, come avviene per noi. Ecco,
ma era il passo di Gesù, un gesto di Gesù, un muoversi della sua mano. Quindi le operazioni che vengono poste in essere quando si compie questo gesto, che sono tutte quante automatiche, perché sono compiute dalla nostra anima e dai nostri centri nervosi senza che noi, come dire, senza coinvolgere la nostra sfera cosciente, ma quelli sono atti divini per tutti. Quindi, e immaginiamo poi invece, non gli atti inconsapevoli, quindi gli atti automatici, gli atti del sonno, cioè il sonno della Madonna era un sonno efficace, era un sonno meritorio, come il sonno di Gesù. Per noi no, ma per loro sì. Anche se sappiamo che c'è qualche piccolo segreto, no? Perché se noi prima di dormire ci fondiamo con la divina volontà, quella nostra dormita misteriosamente fa bene a tutti, fa meglio a noi e fa bene a tutti. Noi non ce ne accorgiamo, non lo vediamo, non lo percepiamo, ma questo Gesù ce lo dice in questi scritti. Ecco. Quindi mentre Adamo col perdere quest'unità della luce si capovolse e formò la notte, le debolezze, le passioni, la Madonna col non fare mai la sua volontà, ecco, proprio questa espressione è quella che a mio avviso è una di quelle che meglio descrive proprio la quintessenza stessa proprio del cuore, dell'anima, delle fibre di Maria Santissima. Non fare mai la sua volontà, stette sempre dritta e di rimpetto al sole eterno, e perciò per lei fu sempre giorno. Cioè lei stava in uno dei due poli, con la differenza che mentre nei poli fa 6 mesi no, luce, 6 mesi notte, lì fa 12 mesi luce senza interruzioni. Le tenebre non sa neanche cosa siano, la Madonna. Non lo sa. La notte non sa che cosa sia. La notte non è venuta per lei. E chiudiamo, Gesù dice, poi non approfondiamo ulteriormente, che il testo era molto lungo, i tempi della meditazione non si possono troppo allungare perché altrimenti diventa un po' pesante, ma chiudiamo con questa frase: se questa Vergine non avesse fatto altro che conservare nell'anima sua immacolata l'unità della luce dell'eterno volere, quindi senza l'incarnazione, senza tutto il resto, sarebbe bastato per ridarci la gloria di tutti, gli atti di tutti ed il contraccambio dell'amore di tutta la creazione. Quindi lei da sola ha dato per tutti noi a Dio ciò che tutti gli dovrebbero dare e che quasi tutti non gli hanno dato, non gli danno e non gli daranno. Quindi, evviva Maria, ecco perché la Chiesa celebra non soltanto l'Assunzione di Maria, ma anche la festa della sua nascita, perché la sua vita terrena è stato un fiume di grazie per tutti, non soltanto la morte, tra virgolette, poi insomma la sua dipartita dal mondo, fonte di glorificazione per lei, di gaudio per il cielo, ma la sua vita terrena è stata un fiume inestinguibile, un fiume, una sorgente inesauribile di grazie e benedizioni su tutti. Bene, Santa Vergine Maria, ci siamo rallegrati oggi, nell'incanto della tua persona ci siamo un pochino persi, ecco, guidati dalle splendide parole di Gesù, con il tuo mondo. Noi vorremmo tanto che il nostro piccolo mondo, piano piano, anche con il tuo aiuto, somigliasse un pochino al tuo, evidentemente somigliasse un pochino, nessuno può salire a vette tanto alte. Però un po' di somiglianza noi la speriamo, ecco. Anche grazie non solo alla tua intercessione, ma al tuo esempio, e anche grazie al tuo essere con noi e per noi, all'aiuto costante che tu eserciti nei confronti di chi vuole vivere nella divina volontà, che è la forma perfetta di imitazione di te. Noi imitiamo veramente qualcuno quando facciamo nostra la sua stessa vita. Quella è l'imitazione.
e tu non hai conosciuto altra vita che quella nell'unità della luce del Fiat Supremo. E chi questo vive è davvero annoverabile tra i tuoi veri figli e sinceri devoti. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.